Enzo guarda il mare e lancia pane ai gabbiani. In tasca del suo cappotto bianco di lana, il piccolo foglio di carta giace nel buio soffice della stoffa, nella tasca lunga. Enzo segue le ali degli uccelli mentre le dita proteggono la carta ed aspettano. Tra breve aprirà il foglio e farà la sua telefonata, ma intanto, sdraiato e senza pensieri, sfiora i piedi nudi e guarda il mare. Enzo ha scritto quel numero sulla carta a righe. Scrive con la sua matita verde, obliquo. Non è un gioco, è filosofia, è un'azione poetica, è andare dritto nonostante le curve, è una scommessa fatta con se stesso. Sono 222 giorni. Chiama alle 10 del mattino il numero che inventa. 222 giorni. Ha conosciuto 222 nomi. 222 nomi. Sono Dario. Mi chiamo Gabriella. Mia madre mi sussurra Mario. Enzo ha una voce talmente bella che la diffidenza passa subito. Viene invece voglia di parlare, di raccontare, di esprimere i propri pensieri e a volte persino di cantare. Qualcuno chiede di incontrarlo. A volte lo invitano a bere a pranzo. Lui rifiuta sempre. E ogni giorno straccia il numero e lo mette nel cestino della carta. Un tempo non era così la sua vita. Tutto è cambiato all'improvviso l'estate scorsa per una malattia. Incominciò a stare a casa e a consumare il meno possibile. Non occupava più tutto il suo tempo a lavorare. Percepiva l'immenso piacere di sentirsi vuoto. Il piacere di stare immobile, immobile a guardare, il piacere di ascoltarsi. Sempre con un bel sorriso ha spento la televisione per altri suoni, altre immagini, altri silenzi. Stando a casa ha conosciuto sua moglie, sì, e i suoi figli e tutta la gente del quartiere. Ha imparato i nomi, i pensieri di quelli che prima erano solo altre persone. Ora sapeva. Un battito d'ali. Il vento fa il suo giro e torna indietro. I gabbiani vedono il mondo dalle stelle ed Enzo è un puntino nero vicino al mare. Lascia lentamente la spiaggia e si avvicina al vecchio telefono pubblico a gettone. Dentro la cabina trasparente, il rumore del mare sembra lontano, lontano. Solo un gabbiano ha lasciato l'immenso ed ora, sopra il tetto della cabina telefonica, fa sentire le sue zampette. Non vuole perdersi la scena e aspetta, con il becco aperto, il suono della voce. Buongiorno, sono Enzo.
Posso raccontarti una storia?